Mondo Fitness, 12 settembre 2014, ci troviamo qui oggi per un impegno molto importante. Lo scopo è quello di raggiungere per acquistare un macchinario molto importante, la MOC, per donare poi al Policlinico Umberto I. Abbiamo qui il presidente dell'Associazione Nazionale Osteogenesi Imperfetta, Assitoi. Ringrazio tutti, ringrazio il Mondo Fitness che ci ha dato questa possibilità di essere qui. Per noi è molto importante perché questa apparecchiatura serve per poter misurare la densità delle ossa, quindi noi avendo un problema di densità ossea, quindi di fragilità, per noi questa apparecchiatura è fondamentale e quindi abbiamo deciso di organizzare questo evento per aiutare l'associazione Il Sogno di Federica per l'acquisto di questa apparecchiatura estremamente importante per noi. Ecco, poi qui abbiamo anche da moltissimi anni sono all'interno come consigliera nell'associazione. Abbiamo organizzato questo evento, come diceva già il Presidente, perché purtroppo urge questa macchina al reparto di pediatria dell'Umberto I e noi speriamo di acquistare quanto prima. Tutti quanti ce l'auguriamo, è lei che ha cominciato un po' tutto con il dottor Celli. Sì, diciamo che sono arrivati due bambini nel reparto di pediatria. Loro sono venuti a conoscenza dell'associazione, si sono messi in contatto con la presidente precedente e ha girato a me, diciamo, il contatto. Io sono stata un po' un ponte tra l'associazione, perché come sede è al nord, e io invece vivendo a Roma con l'Umberto I ho fatto in modo di mantenere vivo questo rapporto, ma devo dire che Celli è talmente una bella persona, prima di un bravo medico, una bella persona, che è stato facile collaborare con noi. Ecco, questo è importante, abbiamo parlato prima con il dottor Celli, veramente una persona squisita. E